era anche l'ora, penso. Pedonalizzare era la cosa più giusta per un'area come questa, fortemente caratterizzata al giorno d'oggi, soprattutto da attività commerciali legate al ristoro e comunque a punti di divertimento. Per quanto mi riguarda, essendo comunque gestore del Cinema Lux, sono molto contento, perché chiaramente avere un luogo in cui ci si può aggregare, si può passare del tempo dopo aver visto un film, e soprattutto avendo anche delle attività commerciali attorno che permettono di complementare, no, questa attività, chiaramente per me è il massimo. La piazza da qualche tempo è un centro di aggregazione di vagabondi, animali randagi. Non per questo dico ci si lamenta, anzi assolutamente, la piazza è una piazza pubblica, appartiene a tutti. Siamo in pieno centro, è giusto riqualificare le nostre stesse aree, non tanto per i turisti, ma proprio in funzione di chi abita la città e di chi la vuole vivere. Abbiamo ottenuto di recente, dopo moltissime richieste, una pulizia da parte della DO3, perché è vero che c'è chi ha in adozione l'aiuola, però è anche vero che la manutenzione, che in quel caso era straordinaria, la facesse anche il comune. E adesso cercheremo di ripristinare l'impianto di irrigazione che già c'è, e quindi cercheremo di farlo sistemare da parte dell'AMAM. Stiamo lavorando per renderla quantomeno decorosa, quindi fra poco ci saranno anche degli interventi per il ripristino del basolato nelle parti in cui è dissestato, e oltre questo stiamo cercando di organizzare una notte bianca, che ancora però deve vedere la luce, che ricomprenderà Largo Seggio, la ricomprenderà Piazza del Popolo. Cercheremo di coinvolgere lo Spirito Santo piuttosto che la scuola Tommaso Cannizzaro Galatti.